E appunto è stata una notte di festa in Catalogna. Gli indipendentisti si preparano a forme di resistenza pacifica in vista degli amministratori spagnoli. Andiamo avanti, dice uno dei ministri di Puigdemont, che si trincera al Palazzo della Generalitat, rafforzata la sua scorta. Da lunedì rischia l'arresto per ribellione. L'inviata Marilu Lucrezio. Da una settimana il presidente catalano Puigdemont, appena destituito, vive qui. Si è trasferito nel palazzo del governo, lasciando la sua casa di Girona, rafforzata la sua scorta, protetto dalle forze speciali dei Mossos. Da lunedì rischia l'arresto per il reato di ribellione e sedizione, insieme ai membri del governo e a tutti i parlamentari che hanno partecipato alla proclamazione di indipendenza. Lo scrutinio segreto ieri in aula aveva questo obiettivo: proteggere i votanti da ogni tipo di incriminazione. Il presidente sospeso si trincera alla Generalitat, mentre la festa della Catalogna è andata avanti tutta la notte. Balli, fuochi d'artificio, cori contro lo Stato spagnolo. Gli indipendentisti preparano scioperi, catene umane e resistenza pacifica all'arrivo degli amministratori spagnoli. I Mossos de Squadra assicurano che rimarranno neutrali e non prenderanno posizione nel braccio di ferro tra Barcellona e Madrid. Continuiamo a lavorare normalmente a garantire la sicurezza delle persone. Intanto l'altra parte della popolazione, quella unionista, domani alzerà la voce. Prevista un'enorme manifestazione di protesta nel cuore di Barcellona, atteso 1 milione di persone. Catalogna sì, però indipendenti no. Catalogna sì, ma indipendenza no. Siamo soli, nessun paese ci appoggia. Le imprese vanno via, siamo preoccupati per il futuro dei nostri figli.